Voglio ringraziare il Signore per questa grande possibilità che ci ha dato in questi 2 mesi. È da 2 mesi circa che siamo qui in Italia e abbiamo visitato tutto il nord, il centro, il meridione. Adesso l'ultima tappa è la Sicilia, l'ultima settimana. Il fratello Gargano, il direttore delle missioni estere, vi saluta. Mi ha incaricato di portare il suo saluto in ogni chiesa. Bene, qualcuno mi ha domandato, mi ha chiesto: come hai fatto da Reggio Calabria ad arrivare fino in Niger? Sono nato e cresciuto a Reggio, siamo vicini di casa con voi. Come sono arrivato in Niger? Brevemente, il Signore ha salvato la mia vita all'età di 14 anni, precisamente era l'11 novembre del 1996, in un momento particolare che stavo attraversando. Sapete, io, mio fratello e mia sorella non andavamo così tanto volentieri in chiesa, come forse buona parte dei ragazzi, dei giovani. E noi eravamo letteralmente costretti ad andare al culto. Non c'era una via d'uscita. Nella testa di mio padre non esisteva l'idea che noi potessimo rimanere a casa mentre c'era il culto in chiesa. E ricordo anche quando stavamo non tanto bene fisicamente, mi ricordo che diceva: beh, qual è il problema? Tu vieni in chiesa, preghiamo il Signore ti guarisce. Quindi non c'era una via d'uscita. E mi ricordo che tante volte dicevo a mio padre: quando io farò 18 anni, io farò come dirò io, tu non potrai più costringermi. E lui mi guardava e mi diceva: fin quando starai sotto il mio tetto, tu farai quello che dirò io. Se non sei d'accordo, quella è la porta, puoi uscire. Non sono mai uscito perché non mi è convenuto. E dove andavo a mangiare? Però sapete, in una di quelle sere che non volevo andare al culto, in fondo al locale di culto, via Sbarre, terzo banco, non potrò mai dimenticarlo. Un giovedì sera il Signore mi ha salvato. Ringrazio Dio, ringrazio mio padre, ringrazio come il Signore ha toccato la mia vita. L'anno successivo mi trovavo al campeggio Sion, erano i primi campeggi e al Sion, e il Signore mi battezzò nello Spirito Santo. E sapete, da quell'esperienza sono successe 2 cose nella mia vita. La prima è che sentii spontaneamente il desiderio di evangelizzare. Così andai per le strade, nelle scuole, nei paesini, solo, a volte in compagnia, e distribuivo volantini, parlavo di Gesù. Un'altra cosa che nacque spontaneamente nella mia vita, non lo so perché, ero un ragazzino di 15 anni, ma era come se sentivo il desiderio di predicare nelle chiese. Un giorno corro verso il mio pastore, fratello Di Orio, e voglio dirgli che voglio predicare, solo che quando arrivo dinanzi a lui mi blocco, non glielo dico, mi vergogno, e gli dico: cos'è che io posso fare per la Chiesa? E lui mi portò vicino la finestra del locale di culto e mi disse: vedi tutto quel giardino fuori? Io non ho nessuno che tagli l'erba, che pulisca. Sapete, io non sapevo cosa significava potare, pulire un giardino, tagliare, però tagliavo tutto quello che trovavo, e tutti i sabati ero lì che tagliavo il giardino, ero contento, ero felice di servire il Signore. Dopo 6-7 mesi ritornai perché dicevo nella mia testa: io ho ubbidito, adesso mi porterà in qualche piccola missione, mi farà predicare. Ritornai, dissi, dice: vai dal consigliere, dal Detali, io ho parlato con lui e lui ti dirà quello che tu dovrai fare. E io dicevo: io volevo predicare, adesso perché lui mi manda dal consigliere? Arrivo dal fratello consigliere, dice: sì Davide, abbiamo parlato di te e abbiamo un problema in chiesa. Dice: non ho nessuno che la domenica sera, prima del culto, controlli i bagni della chiesa. Avevo 15 anni. Dico: scusa fratello, mo
cosa c'entra sto discorso? A che volevo predicare? A che... Dice, lo vuoi servire il Signore? E così. Allora, tutte le domeniche sera, prima del culto, mezz'ora prima del culto, devi venire qui, controllare tutti i bagni della chiesa, se manca qualcosa la devi sistemare. Perché vi ho detto questo? Perché io non voglio dimenticare. Oggi c'è chi mi chiama fratello Valentino, chi pastore, ultimamente chi missionario, ma io ho iniziato il mio ministero tra il giardino e i bagni della mia chiesa, perché servizio è servizio. Non esiste una specialistica, sono specializzato in quello. Servizio è servizio, tutto ciò che la tua mano è in grado di fare, fallo con tutte le tue forze. All'età di 16 anni arriva la chiamata per l'Africa. Vedo tanti giovani qua e sono contento. E voglio dirvi che Dio non parla soltanto ai grandi. Dio non parla soltanto a coloro che hanno tanti anni di fede. Ma Dio parla anche ai giovani, ai ragazzi, agli adolescenti. Amen. Samuele era un piccolo giovane e il Signore gli parlò. Mi parlò il Signore con un sogno e oggi posso dire che è stato un sogno spirituale perché si è realizzato. Se no non potevo dirlo. E il sogno è molto semplice. Io mi trovavo nell'Africa nera. Perché specifico questo? Perché gli africani stessi dividono l'Africa in due modi. L'Africa bianca, per esempio il Sud Africa, il Nord Africa, è considerato dagli africani Africa bianca, perché il colore della pelle non è nero. In effetti un marocchino, un libico, un algerino non sono neri, 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 pur essendo africani. E poi l'Africa nera in base. Io mi trovavo nell'Africa nera e c'era dinanzi a me questa distesa, questo deserto meraviglioso, color arancione, come il colore del mattone. E dinanzi a me c'erano circa 50 uomini neri ai quali io predicavo l'Evangelo. Era una campagna evangelistica. Ricordo pure il tipo di predica che feci. Ricordo che pregai per loro, tutto questo nel sogno di quella notte. Mi alzai la mattina, ripeto, ero un sedicenne, mi alzai la mattina e lì dissi, un giorno io partirò missionario in Africa. E andai dal mio pastore. Arrivai, tutto contento, dico, pastore, io devo partire in Africa, sono pronto, dove devo andare, dove mi mandi, dove... Lui mi guardò e mi disse... Figlio mio, ma dove ti devo mandare? Toglitelo dalla testa questo pensiero. È normale, un ragazzo di 16 anni viene a dirvi che domani mattina è pronto per andare in Africa, che fate voi? È normale, no? E poi mi disse una cosa, era pressappoco il 98, mi disse, sai, la nostra opera adesso non è pronta per queste cose. Io tornai a casa ed ero molto scoraggiato e pregai e dissi al Signore, da questo momento in poi io non parlerò più con nessuno di questa cosa. Io non voglio che la gente pensi che io sia un sognatore, un visionario, ecco è arrivato il nuovo Giuseppe che vede i sogni. No, io non voglio che la gente pensi questo di me, Signore. E da quel momento in poi, fratelli, di quello che vi ho appena detto adesso, non ne ho parlato per anni. Per anni. È stato tutto nascosto nel mio cuore. Dissi a Dio, se è stato il tuo sogno, se è la tua volontà, se è questo che tu vuoi, tu devi preparare tutto. La strada, aprire le porte, aiutarmi, perché io non parlerò più con nessuno. Dopo qualche anno... Il Signore mise nel mio cuore il desiderio di andare alla scuola biblica e io non ci volevo andare. Stavo bene nella mia chiesa, non mi mancava nulla e tra me e Dio si creò questa, io dico sempre,
questa lotta interna. Dio diceva sì, io dicevo no, Dio diceva sì, io dicevo no, fin quando un giorno Dio non usò le maniere forti. E gloria a Dio quando usa le maniere forti. Ci aiuta a fare la sua volontà. Mio padre mi chiamò, avevo 18 anni, mi chiamò e mi disse: sai Davide, mamma ha fatto una serie di accertamenti e gli hanno riscontrato un carcinoma maligno e gli hanno dato 8 mesi di vita. Io avevo 18 anni, mio fratello 14, mia sorella 12, e un giorno mi trovavo disteso su un divano, guardavo il soffitto e dicevo: è finita per noi, che sarà di noi, mia madre va via, fra 8 mesi non la vedrò più. Quando poi a un certo punto, sapete quando si accende la lampadina al cervello? A un certo punto mi ricordo che dissi a Dio: ho capito, io ho capito, Signore, se tu guarisci mamma, io parto per la scuola biblica e ti servirò ovunque tu vorrai. Io non avevo l'idea di quello che significava scuola biblica, non conoscevo nulla, non sapevo nulla, ma... E questo è avvenuto nel 2000. Oggi siamo nel 2016 e mia madre è ancora viva, perché Dio è fedele. Lui aveva fatto la sua parte e così toccò a me, partì per la scuola biblica, mi diplomai lì e lì conobbi mia moglie. Io facevo il terzo anno, lei il primo, ci siamo conosciuti lì e prima di fidanzarci io sono stato chiaro con lei. Dissi: sai Sara, sto per entrare a tempo pieno, non so dove mi manderanno, possono mandarmi a Lampedusa come nel Trentino, e tutto ciò che di brutto succede nel ministero io glielo dissi. Sei d'accordo? Può succedere quello, sei d'accordo? Possiamo avere quel tipo di problema, sei d'accordo? Lei diceva sempre sì. Dissi: aspetta, dico, c'è un'altra piccola cosa che devi sapere, dopo tanti anni che non ne parlavo più. C'è la probabilità, la possibilità che un giorno, sapete, io possa partire missionario, tu sei d'accordo? Secondo me lei non ci ha creduto così tanto a quest'ultima frase, che mi ha detto sì. Io non so se oggi mi avrebbe dato la stessa risposta di allora, però allora si era impegnata, ci siamo sposati, abbiamo servito Dio in Sicilia per ben 5 anni, poi in Calabria, poi in Puglia, però il sogno è sempre lì. Le notti insonne, solo Dio lo sa. Sant'Agata di Militello, Barcellona di Pozzo di Gotto, sono 65 chilometri e tutte le volte che eravamo su quella strada io dicevo a mia moglie: io devo andare in Africa. Abbiamo fatto quella strada 3 anni e 10 mesi, per 3 anni e 10 mesi dicevo a mia moglie: io devo andare in Africa, ma non sapevo con chi parlare, non sapevo a chi rivolgermi, non sapevo che cosa dovevo fare. Sapevo soltanto che avevo questo forte desiderio e questa forte spinta nella mia vita verso l'Africa nera. Nel settembre del 2012 mi arriva un comunicato, probabilmente da Porte Aperte, credo, adesso non mi ricordo, è passato diverso tempo, ma comunque il comunicato diceva che le assemblee di Dio della Nigeria stavano attraversando un periodo di persecuzione e così decisi di rispondere a quel comunicato con una mail e scrissi: noi pregheremo per voi, Dio vi benedica. Questo era il tutto. Ma non avevo l'indirizzo mail, andai su internet a cercarlo e lì nella lista io lessi Nigeria e Niger. E mentre leggevo, dissi tra me e me: ma esiste una nazione al mondo che si chiama Niger? Io non lo sapevo.
Voi lo sapevate? Io non avevo proprio l'idea che poteva esistere un paese chiamato Niger. Sapevo dell'esistenza della Nigeria, molto più conosciuto, ma non del Niger. Tanto è vero che pensai lì e dissi: guarda, chi ha scritto ha sbagliato. È la stessa cosa. Nigeria, Niger, che cambia? Però dico, mandiamo la stessa mail a tutti e due gli indirizzi per evitare di sbagliare. Il presidente delle Assemblee di Dio della Nigeria non mi rispose. Il presidente delle Assemblee di Dio del Niger mi rispose, mi ringraziò di quella mail e mi invita. Mi invita ad andare in Niger. A febbraio del 2013 io faccio la mia prima visita personale in Niger. Dal sogno a questa prima visita passano 14 anni. 14-15 anni. Quando arrivo in Niger, la prima cosa che vedo è il deserto. Sapete che colore che ha? Lo stesso colore che avevo visto nel mio sogno 15 anni prima. E la gente che passa hanno perché lo stesso color di pelle degli uomini che avevo visto nel mio sogno. Sapete, io ero stato in Egitto, che è sempre Africa, ma non erano gli stessi uomini. In Niger sì. E io sono appoggiato al cancello di questo albergo, vedo tutto questo, mi ricordo del sogno e dico: questo è il luogo, è qui che Dio mi ha chiamato. Ritorno in Italia, lo devo dire a mia moglie, e mia moglie si dimentica il famoso sì che mi aveva detto prima di fidanzarci. Poverino. Fratelli, qui la vera missionaria è mia moglie, colei che veramente qui ha avuto coraggio per andare in Niger, non sono io, è mia moglie. Ha avuto il coraggio di seguirmi con due bambini piccoli in Niger, in una realtà difficile, ma quando glielo dissi tutte le paure di una mamma sono uscite fuori. La scuola, le malattie, la lingua, lasciamo i familiari, lasciamo le chiese, noi ci trovavamo in Puglia in quel periodo, provincia di Foggia, lasciamo tutto, dove andiamo? In Niger non c'è nulla, sapete? C'è proprio nulla, c'è niente. E abbiamo attraversato un momento difficile per prendere questa decisione. Mi ricordo che un giorno mi disse: ma perché non vai a pregare al Signore? E io gli risposi: Sara, le preghiere sono finite dopo 15 anni. Ho capito che è lì che Dio ci ha chiamato. Una sera ci trovavamo in un culto come questo che stiamo facendo noi adesso. In quel locale di culto, in quella chiesa, nessuno sapeva di quello che io e lei stavamo attraversando. Nessuno, perché ancora è tutto nascosto nel mio cuore, non ne parlo. Dio manda una profezia. E la profezia è diretta al cuore di mia moglie. E risponde Dio attraverso quella profezia a tutte le paure, a tutti i dubbi e a tutte le ansie che mia moglie aveva, soprattutto per i bambini. Dopo qualche settimana lei mi guarda e mi dice: sono pronto anch'io, Dio ha parlato anche a me, partiamo. Ma partiamo e con chi devo parlare? Perché il dipartimento estero, grazie a Dio, nasce, ma nasce inizialmente per i Balcani. Quello è il primo obiettivo. Invece io voglio andare da tutt'altra parte. Una sera mi prendo di coraggio, se così si può dire, e chiamo il fratello Gargano. Ci incontriamo in un raduno e sapete un sacco pieno 15 anni che svuota tutto? Ecco, io parlai per un'ora e mezza.
Gli dissi tutto quello che avevo nel mio cuore, tutto quello che era successo nella mia vita, sempre riguardo alla missione. Lui mi guardò, mi disse: vedremo. Ma io lì ebbi la certezza che lui aveva compreso quello che Dio mi aveva dato. E così il 2 settembre del 2014, insieme a mia moglie e i bambini, siamo partiti in Niger come missionari. E dal sogno a questa data sono passati 16 anni, fratelli, ma Dio non aveva dimenticato nulla. Dio aveva preparato ogni cosa, era la sua volontà, e sia lodato il Signore per tutto quello che Lui fa. Chiamo Gioele, 5 anni, Andrea, 4 anni, e gli dico che dobbiamo andare in Africa. Ora, ad Andrea il secondo non gliene importa nulla, non è che gliene importa più di tanto, perché tanto Africa o Italia, basta che lui sta con sua madre, non è un problema. Gioele invece no, aveva 5 anni, eravamo a Cerignola, mi guarda e mi fa così: prima eravamo in Sicilia, papà, e mi hai portato in Calabria. Poi dalla Calabria mi hai portato in Puglia. E adesso mi vuoi, cioè specificava, cioè alla fine era vero, ero io che avevo fatto tutto. Mi vuoi portare in Africa? Si alza dal tavolo, si butta sul divano e piange tutta la serata. Io non mi sarei mai aspettato una reazione del genere da un bimbo così piccolo. Quindi noi partiamo con questo peso nel cuore, i bambini. Perché i bambini vanno in una scuola americana dove si parla l'inglese e si studia l'inglese, ma in Niger la lingua ufficiale è il francese e io e i miei figli non sappiamo né l'uno né l'altro. L'unica che ci salva tante volte in calcio d'angolo è mia moglie, perché lei parla e comprende l'inglese. E quindi arriviamo in questa scuola, tutti parlano l'inglese, io non so quello che dicono. Gioele si guarda a destra, a sinistra, guarda pure me come per dire: papà, dove mi hai portato? Tutte le sere che lo portavo a letto era una tragedia. Io lo portavo a letto, lo coricavo, gli mettevo la tenda, sapete, lì c'è il problema delle zanzare, e lui mi guardava e faceva: ma perché mi hai portato qui? Io non voglio stare qui, io voglio andare in Italia, papà. Tutte le sere, ogni volta che dovevo portarli a letto era una tragedia. Da lì a qualche settimana devo lasciare mio figlio in quella scuola e mio figlio non sa neanche dire ciao, buongiorno, ho sete, ho fame, non sa nulla. Lo devo lasciare lì a iniziare la scuola e ho questo peso nel mio cuore. In Niger nessun cristiano parla l'italiano, solo noi, nell'ambito delle chiese. A un certo punto, dalla porta entra una nigeriana, la quale ci guarda e ci dice: buongiorno italiani. Io non mi giro neanche perché sono scioccato, fratelli. Questa parla l'italiano. E dico a mia moglie: ma sta parlando con noi sta signora? E lei dice: sto parlando con te, ti ho detto buongiorno. Dico: signora, buongiorno. Dico: ma non è che non la volevo salutare, voglio capire come fa lei a parlare la mia lingua. E mi guarda e mi dice: sono stata 10 anni a Roma e ho lavorato in un ospedale come infermiera. E poi sono entrata nelle missioni e ho servito Dio in diverse nazioni come infermiera. E mi dice: un mese fa mi hanno trasferita in Niger e mi hanno detto che devo fare l'infermiera in questa scuola. E mi dice: ma veramente non c'è bisogno di un'infermiera qui? Era pure scocciato. E io non so perché mi hanno mandata qui. Dico: mo te lo dico io perché tu sei qui. Tu sei qui per aiutare i miei figli. Sapete che ha fatto questa donna? Dal primo giorno di scuola si è seduta vicino a Gioele e traduceva dall'inglese
all'italiano, dall'italiano all'inglese, in tutto e per tutto, dopo 6 mesi mio figlio si è ben integrato in quella scuola, inizia a parlare, a comprendere l'inglese, il francese, perché Dio aveva provveduto, perché Dio è fedele. Amen. Abbiamo avuto tantissimi problemi, soprattutto i primi periodi, ma io credo che i problemi ci stanno da tutte le parti, non soltanto perché siamo in Africa, ma anche qui. Purtroppo 4 volte ho avuto la malaria, ed è una brutta cosa. In Africa è la prima causa di morte, ma eccoci qua, il Signore è fedele. I miei figli hanno avuto la malaria, purtroppo, ma stanno bene anche loro, perché Dio è fedele. Una mattina mi telefonano dall'asilo dove andava Andrea: corra, corra, pastore, corra, perché suo figlio è andato in bagno e è andato sangue. Dico: mo che è successo? Vado a prendere questo bambino e cominciava a gridare, a piangere dai dolori. Ogni volta che doveva fare i suoi bisogni era un problema, era un grido, gridava. Mi ricordo pure che gridava pure contro sua madre e diceva: aiutami mamma, aiutami, aiutami. I dolori erano atroci, al punto che le 2 gambe del bimbo si piegano verso il ventre dai dolori e il bimbo mi rimane bloccato in quella condizione. Io non riesco a toccarlo, a prenderlo in braccio, non so dove devo andare, che fare. Ero appena arrivato in Niger, non conoscevamo niente, non conoscevamo nessuno, eravamo soli, si erano fatte le 23 di sera e quella situazione era ancora in quella maniera. Lo porto in una clinica privata, non gli fanno nulla, una flebo per calmare un po' i dolori, ma niente da fare. Allora mi ricordo che a un certo punto dissi a mia moglie: è mezzanotte, il problema sta peggiorando, non so più dove devo andare, preghiamo il Signore. Facciamo l'unzione dell'olio. La Bibbia ci dice questo, mettiamo Dio alla prova. Avevamo un bicchiere di plastica con dell'olio diluito con dell'acqua che mia moglie utilizzava. Dico, ero agitato quella notte, fratelli. Vedevo sto bambino piangere, gridare, dico a mia moglie: prendi quell'olio che c'è lì in quel bicchiere. Mia moglie, che è molto più dottrinale di me, io lo dico sempre, dice: ma non puoi fare l'unzione dell'olio, perché l'olio non è olio puro, è diluito con l'acqua. Ma dico: Sara, ma tu pensi che Dio a mezzanotte si confonde tra l'acqua e l'olio? È la preghiera della fede che salverà il malato, amen. Abbiamo fatto l'unzione dell'olio, abbiamo pregato, io non lo posso neanche toccare quel bambino, fratelli. Però appena ho detto amen, il bimbo solo ha allungato tutti e 2 i piedi, dopo 3 ore che era rimasto bloccato. Si volta nel letto e si addormenta subito. La mattina alle 7:30 io lo sento giocare fuori nel cortile con Gioele, perché Dio è fedele. Dio è fedele. Pure per me, con la lingua francese. Chi l'ha mai studiata, sta lingua francese? Anzi, io l'ho studiata 5 anni ai superiori, inglese e francese, e mi hanno bocciato tutti e 5 anni. È vero, Dio è testimone, pure mia madre. Ogni volta che andavo a prendere sta pagella, c'erano i famosi debiti, non so adesso com'è la cosa. Inglese e francese, a metà agosto io ero già a scuola a recuperare questi debiti. Adesso il programma che mi danno, il programma missionario, mi dice che in 6 mesi io devo imparare il francese. Dicevo a mia moglie: non ci sono riuscito in 5 anni, figurati mo in 6 mesi adesso quello che esce fuori. E poi sapete, il francese non è come l'inglese. Il francese è tutto complicato, con questa pronuncia delicata, con queste eccezioni, sta R moscia. Io sono un calabrese, io ho le vocali forti, marcate. Sapete quante volte l'insegnante si è messo le mani in testa e ha detto: Davide, che dobbiamo fare? Dico: fratello mio, che dobbiamo fare? Preghiamo il Signore che ci aiuti, che ti devo dire? Una sera ero scoraggiato, perché dico: qui mi sa che mi fanno tornare in Italia.
si avvicina un missionario, il quale mi guarda e mi dice: ma quando Dio chiamò Mosè, Mosè che cosa rispose? Io sono lento a parlare. E Dio che disse? Chi è che ha fatto la bocca? Ma voi sapete, fratelli, che questo incoraggiamento è stata una chiave che mi ha aperto il cervello, perché solo Dio poteva aprirmelo il cervello. Dopo un mese di lezioni riesco a fare la mia prima predica in francese. Io non so se quelli quella sera avevano capito quello che avevo detto, ma il Signore mi ha dato grazia anche in questo, sia nelle piccole cose che nelle grandi cose. Dio aveva preparato tutto. In un mese abbiamo trovato casa, macchina, documenti, visto, scuola dei bambini, in un paese che non sapevo nulla, non sapevo dove andare, chi c'era, eppure Dio aveva preparato ogni cosa. Quanto siamo arrivati e abbiamo visto tutto che Dio aveva sistemato, perché Dio è fedele. Quando Lui ti chiama, Lui ti aiuta, Lui ti prepara, Lui prepara ogni cosa. Cosa facciamo noi lì? Noi svolgiamo principalmente un ruolo evangelistico pionieristico. Andiamo nei villaggi dove non esiste la testimonianza e predichiamo l'Evangelo. Abbiamo preso una vasta zona di 80 chilometri da Niamey, dove sono situati 26 villaggi. Questi 26 villaggi costeggiano il fiume Niger. Ad oggi, per la grazia di Dio, di questi 26 villaggi ne abbiamo raggiunti 17, dove abitano 55.000 persone circa che non avevano mai, credetemi fratelli, mai udito parlare di Gesù. Lo stanno udendo dalla missione italiana che è sul posto, perché Dio è fedele. In 15 mesi abbiamo avuto la gioia di battezzare 11 africani, perché Dio è fedele. Abbiamo visto una giovane posseduta che il Signore ha liberato, un uomo, un togolese con oppressione demoniaca nella sua mente che il Signore ha liberato, una bimba con la malaria all'ultimo stadio che il Signore ha guarito, diverse donne con problemi di stomaco, probabilmente per l'acqua che non è potabile, che il Signore ha steso la sua mano e li ha guarite, perché Dio è fedele. E non lo è soltanto in Africa, lo è in Italia, lo è ovunque, perché la sua natura è fedeltà. In questi villaggi, 17 dei quali raggiunti, abbiamo dato vita a piccole quattro chiese dove non c'era nulla. Oggi ci sono queste piccole quattro chiese, abbiamo già inserito i pastori locali perché vogliamo che loro crescano e si sviluppano con i loro pastori locali, secondo le loro usanze e costumi. Grazie a Dio il Dipartimento Estero ha finanziato la costruzione di un primo locale di culto a Gotè. Abbiamo acquistato un altro terreno dove costruiremo prossimamente un altro locale di culto. Abbiamo dei locali di culto preso in affitto, un'altra missione iniziata in un altro villaggio e tutte le settimane, tutti i giorni, secondo un programma prestabilito, insieme a una squadra di fratelli, soprattutto studenti della scuola biblica a Niamey, siamo lì a evangelizzare, a predicare, a distribuire volantini, Nuovi Testamento, culti all'aperto, proiettiamo i film di Gesù in lingua locale, campagne evangelistiche, casa per casa, dove non c'era nulla. Oggi stanno udendo la parola del Signore. E quando passiamo con le macchine, soprattutto i piccoli, ci riconoscono e gridano: alleluia, è arrivato, alleluia, alleluia, alleluia. E questo è bello. Pregate per queste piccole chiese che sono nate, pregate per quella zona, la loro fede è debole. Prima erano animisti, poi è arrivato l'Islam e mo è arrivato il cristianesimo. Quindi immaginate un po' quello che c'è nella loro mente, che lo Spirito Santo li aiuti, li illumini, li guidi
gli parli, gli riveli la parola del Signore. Loro sono sempre sotto minaccia. A volte abbiamo dovuto fare dei battesimi in acqua di nascosto, perché loro rischiano di essere buttati fuori dalle loro famiglie, dalle loro case, dall'intero villaggio e messi in mezzo a una strada. Pregate per loro, che il Signore li aiuti, li sostenga. Voglio anche ringraziarvi per le preghiere che avete fatto per noi durante gli attacchi alle chiese. Il Signore è stato buono anche con noi, perché questa gente è passata 50 metri da casa nostra. Eravamo chiusi dentro e io dissi tra me e me: se questi circondano la casa è finita. Ma sono andati dritti, il Signore ci ha protetto, ci ha custodito. Il sabato arriva un comunicato, una mail a tutti i pastori, la quale vieta di fare i culti la domenica mattina per motivi di sicurezza. Giovedì e venerdì hanno bruciato tutto, non c'era nulla in quei locali. La domenica mattina in quei locali, nonostante il divieto del Consiglio Generale locale, c'erano i credenti riuniti che offrivano il culto al Signore. E questo ci deve essere di incoraggiamento a noi. Amen. L'anno scorso vi raccontai anche quello che era successo con mia madre. Siete stati la prima chiesa alla quale raccontai questo. Io voglio dirvi che mia madre sta bene, il Signore ha steso la sua mano potente, perché Dio è fedele.